13. Tutto a posto, innanzitutto volevo dire che l'ho già detto prima, no? Che nella diretta ti ho invitato io, ti ho scritto io e ti ho contattato io. Ti ho contattato perché comunque sei un ragazzo veramente, un ragazzo in gamba, un ragazzo che porta rispetto, un ragazzo che si conosce. E per questo comunque se c'è i meriti. Ancora non ti conosco, però per come ti sei rapportato, nel senso anch'io penso di dire insomma la stessa cosa. Perché... Tu lo sai, ti ho raccontato un po' comunque tutta la mia storia, anche se tu un pochettino mi avevi detto che già un po' la sapevi, la mia storia. Sì, ho visto comunque, mi era apparso su YouTube, insomma, qualcosina, eccetera. Certo, ti avevo detto pure che io volevo venire giù a Roma, oggi ne avevamo parlato di questo, giusto? Che ti avevo detto, non vieni giù, perché se vieni giù, quello là, te fa subito male. No, adesso ti è partita la brocca, voglio venire a Roma, cose, io stesso sono una persona che sono sempre una persona che cerca un attimo di riflettere, no? De pensare, certo. Ti ho dato un consiglio lì per lì, ti avevo visto. Certo. Ho detto frate, certo. Guarda, non chi te lo fa fare, quello è il discorso, chi te lo fa fare. Certo. Anche perché tanto se vado sotto casa sua, come tutti sappiamo, lo sappiamo come va a finire. Ma di chi parliamo? Di 17, di più fame, di 17. Ok, ragazzo là. Lo sappiamo tutti com'è la situazione, no? Che se vai sotto casa tua, lui è collegato con i sbirri e te fa subito arrestare. Questo guarda, io nel senso gira sta voce, te dica la verità. Gira sta voce. Non lo so, nel senso, però comunque gira sta voce, eccetera. Certo, perché. No, io volevo nel senso perché lui poi, nel senso, mo pare sto a parlare di lui, però nel senso lui ha parlato per una vita di me, se io lo conoscessi. Mi posso permettere un attimino di dire pure io qualcosa, no? Senza essere magari preso di mira, eccetera. Io nel senso parlo perché sono stato menzionato, eccetera, vabbè. Comunque sia, è una persona un po' nel senso... Se lo sappiamo. Noi dobbiamo fare la diretta col Basiano, quel Basiano l'ha detto. Ci devo stare pure io. Io volevo comunque ribadire e riconfermare che mi dissocio. Certo, cioè io stiamo a fare questa diretta, stiamo a parlare un attimo di questa cosa, non è che io mi metto a fare le dirette, mi metto a fare il no. Posso dire che mi dissocio. Sì, lo so. Mi dissocio però, nel senso da quel tipo di personaggio là. Mi dissocio. Certo. Anche perché io voglio dire una cosa, da pappa, tu sei una persona molto intelligente, no? Tutti ti ho raccontato tutto quello che è successo perché io ci ho messo la faccia e mi sembra comunque di essere stato abbastanza chiaro. Parlo di Agero, questa è una persona che sta veramente truffando la gente e ha truffato anche me, perché io è vero comunque sia, ho ammesso quello che è successo con lui, però lui è una persona veramente truffatrice, malvagia, non è una persona che ha un cuore, che ha comunque un rispetto, lui sa soltanto prendere per culo le persone, sa soltanto giocare con i sentimenti delle persone, ok? Sa soltanto truffare la gente, vende scarpe false, cuffie false, di tutto, ma fino a otto mesi fa c'era l'elemosina sui social per chiedere donazioni per il wifi e tu mi vieni a fare lavorare a me. Io mi sono spaccato sempre la schiena a lavorare, inizio alle 2 di mattina vado a lavorare, non ho chiesto mai niente a nessuno. Questo ti fa onore, insomma. Questa gente qua è soltanto capace di starsene in letto e ha telefono in mano e piappe culo la gente. Io non sono fatto. Io ho sbagliato e chiedo scusa a tutti perché mi sono fidato delle persone sbagliate. E nella vita tutti sbagliamo, tutti commettiamo degli errori, ok? Assolutamente sì, nessuno è perfetto, certo. Dal momento in cui noi facciamo le dirette, ok? Le dirette che abbiamo fatto con 17-27, quando stavamo qui e lui, la diretta era reale, perché? Perché non è che io quando facevo la diretta con lui dicevo, oh, offendeva la famiglia mia, invece lui bastardo, cosa faceva? Mi offendeva mia madre, mia nonna e tutta la mia famiglia. Io posso dire soltanto una cosa al riguardo, nel senso per il pubblico che assiste a queste scene, nel senso un pubblico con una visione un po' più ampia, no, di quella che è la vita, eccetera, non si limita a dire quello è una persona forte, nel senso qui è un range di bambini che lo seguono,
che va da un tot di età a un altro tot di età, nel senso, e per quelle persone poi cosa è successo? Ma quelle persone che lo seguono, che lo stanno seguendo fino adesso, da 2-3 anni che cresceranno, io non penso che avranno lo stesso riguardo e la stessa considerazione di quella che è quella persona lì. Prima cosa, poi nel senso, è una persona che si commenta da solo, perché uno che insulta a prescindere tua madre, quella attraverso un telefono, non è che nel senso. Allora io perché non c'ha considerazione, nel senso, chi è? Che stai facendo? Capito che ti voglio dire? Qual è il tuo scopo, nel senso? Papà, guarda, io ad elementari, no? Ad elementari, tua madre. Cioè, per farti capire, ad elementari, fra. Cioè, ma davvero, è incredibile questa cosa qua. È incredibile. Io papà sono uscito 8 mesi fa, come ti ho detto anche oggi in videochiamata, e sinceramente io veramente, guarda, te lo giuro sulla mia famiglia, su mia madre, te lo giuro, che la cosa che tengo più al mondo, mia madre, io stavo scendendo a Roma, mi ha fermato mio fratello e i miei amici, mi ha detto, fa, non ci andare, perché io conosco anche una persona molto conosciuta a Roma, che non voglio fare nome, che rispetto, mi ha detto, Fabio, se te vai sotto casa sua, quello sai che te fa, prima cosa che ti dice che non c'è, terza cosa ti chiama Spirito e te ne fai venire sotto casa, e tu ti prendi una denuncia e te ne vai in galera. Ma certo, alla fine dei conti, nel senso, ha fatto compiuto, finché si parla di social, ha fatto compiuto, chi è che prende gli anni poi alla fine? Chi è che ne subisce le conseguenze? Chi va a commettere il reato? Non io che prendo il telefono e ti mando a fare il culo in tutti i modi su Instagram, io non subisco niente, io ti sto mandando a fare il culo su Instagram. Non sto facendo nient'altro. Tu che ti vai a collare qualcosa. Dopo magari, hai capito che ti voglio. Ci stai il rovescio della medaglia, capito che? Lo so. Non si può... Io penso che questo, allora, 17-27, ti giuro, guarda, io ti dico la verità. Io gli auguro a lui che riflette bene, perché lui sta facendo veramente così del male alla gente, perché come ha fatto del male a me, papà, lo può fare anche agli altri. Perché quando tu comunque come ti fai un accordo con una persona e poi quella persona stevia e comincia comunque a martellarti perché gli fa comodo a lui. Ah, voglio dire una cosa qua, che a 17 mesi siete in Brasile, cioè non è che ogni diretta che è stata pagata, questo mi sia chiaro, io gli ho pagato due dirette, ma io tempo fa, un mese e mezzo fa, questo che sia chiaro, lo voglio chiarire questa cosa, e lo possono dire anche loro, lo può dire sia brasiliano, perché dopo a loro gli faceva comodo avermi in diretta, perché il pubblico voleva Fabio Russo nella diretta, perché giustamente Fabio Russo faceva comunque hype con 1727, capito? Però le dirette che facevamo con 1727 con Brasile, erano bene dentro, perché loro con Brasile comunque sia, guarda, del Brasile proprio lasciamolo perdere perché è un povero buffone, manco ne voglio parlare. Oggi si è messa a fare le donazioni, ricordatevi una cosa ragazzi, quando si fanno le donazioni non si fa pubblicità se ti per fare le donazioni si fanno in silenzio, perché se ti fai la pubblicità per fare le donazioni sei un pagliaccio. Questo lo volevo dire. Ma io col Basiano ho le mie cose, ho i miei disquidi eccetera, però comunque lui a me non mi ha... Io nel senso parlo di 727 perché a me lui comunque mi ha menzionato pubblicamente, quindi mi sento in diritto di andarlo, capito? Posso farlo perché tu comunque hai fatto il mio nome, cioè non ti conoscevo, andavi a dire in giro alle persone prima che diventassi fratellio e peso il muro, andavi in giro dalla gente a dire papà è collaboratore di giustizia, ha collaborato. Te giuro, chi malpensa mal fa, ricorda. Ah dai, gira di queste cose qua. Io non lo conoscevo. Comunque, cioè, ci sta questo qua che c'ha 3.000 follower, la gente mi diceva, ci sta questo che c'ha 3.000 follower, fa questo e quell'altro. Non l'ho mai calcolato. Poi nel senso, per uscire, no? Comunque in un periodo come la quarantena, comunque hai dovuto fare il mio nome. Tutto questo, ecco, per arrivare a dire che io faccio il suo. Comunque me l'ho già sentita. Sta fa il suo perché l'ha fatto lui con me già. Col brasiliano nel senso ho le mie cose, è vero, ma non è che te dica, non mi sento di parlare io pubblicamente, capito? Certo. Perché lui, cioè, non l'ha fatto, nel senso, comunque, cioè, non è, capito, te lo dico, non è... Sì, sono fatto così come persona, capito? Non mi sono mai permesso di offendere la sua ragazza, mai permesso di offendere, come si chiama? Le ragazze, ma che c'entra? No, perché sappiamo tutti comunque chi è la ragazza 17-27,
sento, ok? Però io non mi sono su quella cosa lì io non mi permetterei mai di dire una parola. Mai. Perché io rispetto le donne. Non esiste, ma a parte che sto con le donne, nel senso non ne so cazzi sua di quello che uno fa, cioè non deve essere oggetto di giudizi inopportuni altrui, se queste cose mi fanno, non mi piacciono, quindi non c'ho niente contro nel senso. Io parlo di lui come persona perché mi ha menzionato a me, ok? Quindi io parlo di lui come persona, insomma, cazzi nel senso. Cioè davvero non giudico già. Ma certo. Non giudico proprio. Poi si mette anche a offendere il mio lavoro, no? Cioè, ma io ho il mio lavoro dignitoso, mi viene a offendere il buon volare. Ma che cazzo vuol dire? Io comunque se mi alzo le 2 di notte per faticare. Cioè, tu praticamente stai offendendo la dignità del lavoro delle persone, che è una cosa sbagliata. Questo è tutto rispetto, fra io nel senso, io pure quando ero un po' più esuberante, ho fatto video, ho sbagliato, non è che io mi sto dicendo, io sono il santo papà, sono il santo padre. Nel senso di quella, non sono un santo, nel senso ho fatto le mie cazzate anche io, nel senso sapevo, con tutto che ero sbroccato, sapevo qual era il limite, nel senso, certo, sapevo che questo qua è poco ma è sicuro, nel senso non ho fatto carte false per fare cose, no. certo. Guarda, io veramente ho apprezzato molto che tu hai accettato la mia diretta, e tanti mi hanno detto, questa la volevo dire, cioè ti sei messo a pagare pure il Papa, allora che sia chiara sta cosa, la voglio dire, io ho contattato il Papa, gli ho scritto su Instagram, lui è stato veramente cordiale, mi ha risposto, abbiamo fatto una videochiamata, ci siamo conosciuti, io comunque l'ho cominciato a seguire perché è veramente una persona seria, ma già io ne avevo sentito parlare e ho apprezzato molto che hai accettato la diretta con me, veramente l'ho apprezzato. Grazie, tanto. No, bravo, non c'è mai il senso, comunque c'è parlati, posso dire pure che mi hai dato belli consigli, perché sì, nel senso ti ho detto quello che avrei fatto, nel senso quello che non avrei fatto in quel momento, perché non certo, era la pena, certo. Perché cioè, certo. Vedo, sei comunque una persona che, io nel senso ti ho conosciuto oggi, perché ti ho conosciuto oggi. Sì. Allora, tu sei una persona che ti sei comunque rapportata bene, cioè 727, no, capito? Che passo, faccio, ti sbaglio. Ma perché sei tu che pure papà, da un messaggio sbagliato anche i giorni. A me mi scrivono bambini che hanno fatto appresso. Ma dopo la gente se ne accorge dopo, ecco perché certo, dai tempo alle persone 2-3 anni, nel senso, le persone che prima erano fomentate, dopo certo, se cresceranno, no? Magari quando si troveranno in certe situazioni, ma a me che cazzo me l'ha fatto fare? Ma poi la gente pure che ci va a comprare, mio nipote Giuseppe ci ha comprato un paio di scarpe, le è andata a vedere proprio da una ragazza che ne capisce, mentre queste scarpe sono fatte. Scarpe, no? Lui c'ha il sito, no? Che vende scarpe, chi vende scarpe? Chi vende scarpe? 1727, c'è un sito che vende le scarpe, mio nipote ha comprato un paio di scarpe. Ma come vende le scarpe? Sì, vende le scarpe nei siti, le scarpe. Si fa tutta roba, lui truffa la gente. Già un messaggio sbagliato. Ma chi è per vendere le scarpe? No, perché pensavo che vendere le scarpe. Aspetta, truffa la gente allora. Truffa la gente ragazzi, truffa, ma io guarda, vende le scarpe allora, fa truffa la gente, ma sono più false di lui, ma stiamo a scherzare raga, sono più false, ma no, questo non, questo male, ragazzi, un truffatore, una persona senza cuore, una persona senza dignità, una persona che, ma io guarda, io giuro, io penso che un briciolo di bontà sto pischello, guarda, perché così stai male tu, nel senso stai male tu, cioè comunque dimostri agli altri che non c'hai valori, non c'hai il senso della famiglia, non c'è delle cose fondamentali che ci rendono quelli che siamo, fra, certo, è vero, quello pure è vero, quelli che siamo, quindi a me se è privo di queste cose, a me poi mi dispiace, fra, certo. Perché ma poi, guarda, io papà ti dico una cosa, non dico che sono capecchino un cambio, sono sempre io, ti devo dire che sono molto, da quant'è che sono uscito, sono molto migliorato, sono una persona più, ecco, più posata, cioè io ho l'animo di aiutare gli altri, perché veramente io sono stato aiutato dagli amici, da tante persone che mi vogliono bene, perché ho dato sempre affetto alle persone, ho trasmesso sempre positività. E poi trasmetti positività, io sono stato veramente in carcere senza soldi, senza sigarette, senza niente, perché veramente ho vissuto sempre nell'oro, io, perché facevo quello che facevo, me lo potevo permettere, però nella vita ti ritrovi senza niente, però non mi sono ritrovato mai senza nessuno, mi sono ritrovato sempre comunque con una lettera di conforto, che è molto importante nella vita, un qualcuno che ti pensa, che ti vuole tanto bene. Assolutamente. Quello è tuo, ma quello è tuo, sì, quello è quello che ti fa andare avanti, no?
Sei stato mai in carcere? Non te l'avevo mai chiesto sta cosa. No, carcere no, fra, non è. Non sono mai stato una questione di stare carcere, l'ho fatto quando ero sempre. Sei stato. Oh, sei stato furbo! No, diciamo vabbè, la... fra, non è che sono stato. No, nel senso mi è. Come si dice? Alla fine non è che. Io alla fine ero un tempistello, fra. Sì, niente, un ribelle, un animo ribelle. L'animo ribelle, fra. Niente di che. Certo. E invece riguardando il brasiliano, devo dire, questo lo voglio dire proprio in diretta, lo voglio dire che per me, per gli anni che c'ha, per l'età che c'ha, per me proprio non vale un cazzo come uomo, perché in tala vita... No, tu posso una bestia, assolutamente. Mi dissocio, va bene, però io voglio dire quello che penso. No, non è che mi dissocio cioè, da insultare le persone, perché so che dopo quando insulti la gente sono insulti. No, questo fa gara di insulti e no, per di più e non si può fare. Quindi certo. No, io non mi sento proprio di. Io personalmente, non è che sto di a te quello che devi fare, non mi permette mai. No, lo so. Non mi mette mai tipo di fare. Lo so. E io veramente, papà, sono veramente scosso da tutta questa situazione. Però per fortuna la gente, io giustamente ci ho messo la faccia perché ho dovuto dire anche tutta la verità, perché mi è sembrato giusto anche per il pubblico, perché io volevo far conoscere anche tutta la mia storia. Io voglio chiarire una cosa, l'ho sempre detto, che a me di guadagnare questa non me ne frega un cazzo, io voglio aiutare la gente, voglio comunque sia mostrare Fabio Russo per quello che è realmente, per quello che posso dare io, e la gente se ne accorgerà quello che avrà da dare Fabio Russo, questo è poco ma sicuro. Ah bravo, questo è lo stesso, guarda, io capito, però non voglio parlare, cioè comunque ho detto la mia perché sono stato menzionato. Ora c'erano 1.800 persone comunque in diretta, ci ho avuto modo per dire la mia quello che è successo, ma comunque anche Basiliano l'aveva detto, nel senso è tutto, dobbiamo fare tutti una diretta organizzata, noi tre, e io mi sono dissociato e voglio ribadire la diretta, io ho fatto questa cosa qua insieme a te, ma io mi dissocio da queste cose. Certo, sì, queste cose non mi piacciono più. Certo. Mi sono piaciute all'epoca. Poi certo, sono dal momento, forse non lo so. Però Babbo, l'ho apprezzato tanto. Che c'ha 2 anni, forse perché ho altre cose fa te. Ah, c'è il bambino, cioè questo non la sapevo, auguri. Ma forse guarda, ti dica la verità, fra. Ti ha cambiato la vita. Dopo un po' di comunque pensieri, riflessioni, eccetera, sono arrivato alla conclusione che non ti dico che è per questo, però questo ha influito molto, nel senso, quando diventi padre, prima dici, vabbè, ma mo sto diventando, non è che. Quando poi ci diventi davvero, capito, certe cose te le lasci un attimo da parte. Certo. Ecco perché dico, non è che io voglio farmi cazzi le mie cose, il mio schema mentale, dopo il bambino, certo, si è impostato, si è modificato in questo modo, nel senso, non mi è certo. Devo pensare a lui, ha cambiato la vita, insomma. Devo pensare a lui, capito? Ecco, certo, perché è la cosa più importante. 3-4 anni fa se diventiamo una cura, che devo fare? Ma sì, no. Prima, nel senso, adesso no, non lo faccio per lui, che devo portare rispetto a lui. Bravo, e guarda, come metta a fare pagliaccio, metta a insultare gente, metta a fare. No, certo. Questo gli fa tanto onore. Poi, cioè, queste non sono persone che hanno una famiglia, capito? Ecco perché io nel senso so, mi metto un attimo così, perché dico, certo, vabbè, ok, va tutto bene. Però poi alla fine, cioè, ce l'ho le mie soddisfazioni personali. Io, cioè, torno a casa alla sera e sono contento, fra. Certo. Io vedo Matteo Junior, io sono contentissimo, fra. Io questo ti fa tanto. Fa il gioco. A me quello mi rende felice, capito? Dopo certo. Col telefono e mi rende felice quello, fra. Ecco, certo, perché questo mi fa tanto piacere. Ecco perché quando vedo certe cose dico mi dispiace. Perché vedo delle mancanze, purtroppo. Vedo delle mancanze, certo, che... Capito? Quello. Allora, tu cosa... Io ti ho raccontato quello che è successo. Tu cosa pensi? Si sono comportati bene nei miei confronti loro? No, fra, io ti dico la verità, per quello che tu mi hai detto, che ti hanno preso degli accordi, poi non hanno rispettati, questo nel senso è il linguaggio internazionale che non ti sei comportato bene, non, certo, non è che serve tanto la mia approvazione o quella del certo, mondo, certo. Purtroppo se tu non mantieni la parola non ti sei comportato bene, fra. Esatto, se stanno questi piccoli punti fissi, non c'è sta più niente, stiamo in mezzo alla giungla. È giusto.